Buongiorno, bentrovati, benvenuti a Filo Diretto. Oggi è martedì 25 giugno 2019, giornata importante soprattutto per i genovesi, perché oggi, o comunque per chi ha a cuore la città di Genova e anche un po' questo paese, perché oggi si riparte con il nuovo ponte. Ci sarà la partenza, diciamo, il primo pilone, partiranno i lavori. Ci sarà anche il ministro Toninelli, e tra l'altro proprio in questi giorni saranno abbattuti gli ultimi pezzi del ponte Morandi. Quindi giornata importante, che tra l'altro chiedo di chiudere la porta perché i rumori un po', no, diventano molto forti. Dicevo, e c'è una situazione piuttosto invece complessa per quanto riguarda l'abbattimento, perché saranno evacuate moltissime persone, migliaia di persone, nei prossimi giorni, perché venerdì ci sarà l'abbattimento delle pile 10 e 11, scusate. Però oggi, in maniera un po' diversa dal solito, prima di passare alle telefonate, vorrei fare un appello, perché in qualche modo siamo un po' allarmati, o comunque ci sono delle persone molto allarmate. Una famiglia che ci ha telefonato ieri sera e che non riesce più ad avere notizie, appunto, del capofamiglia, che è Walter Ercole, di 50 anni, di Serra di Quattordio, che non dà più notizie di sé da 2 giorni. La famiglia è molto preoccupata perché è partito in moto per andare verso la Svizzera per fare un giro che doveva durare dal mattino alla sera, e invece anzi, l'ultima telefonata che è stata ricevuta è stata alle 11 del mattino. Dopodiché non c'è più stato nessun segnale, non si è riuscito neanche a contattare il telefonino, insomma, ad avere una risposta o un suono dal telefonino. La persona è scomparsa, chiunque ne avesse notizia, in qualche modo dovrebbe essere scomparsa dalle parti del Lago Maggiore, se non sbaglio. Chiunque ne avesse notizia, naturalmente, ha pregato di mettersi in comunicazione con Vigili del Fuoco, con Carabinieri. La denuncia è stata presa dai Carabinieri di Felizzano, di Asti, eccetera, eccetera. E noi siamo stati informati, come vi dicevo ieri sera, dalla famiglia. Speriamo che questo appello possa essere positivo, esattamente come possa avere una fine, diciamo, un buon finale la storia, esattamente come quella che c'è stata l'altro ieri a Castel Cerriolo, quando un uomo è scomparso, è stata mobilitata Protezione Civile, Vigili del Fuoco, poi per fortuna è rientrato verso sera, forse si era smarrito. Bene, questo per quanto riguarda l'appello che dovevamo fare. Invece, per le nostre vicende più tipiche di questo programma, vi invito a partecipare al numero 0131 23 10 92. Sappiamo che c'è qualche problema con il telefono. Diversi telespettatori ci hanno telefonato in questi giorni perché trovano le linee occupate, però è chiaro che in alcuni momenti del programma è più facile trovare occupato. Forse è meglio, se avete qualcosa da dire subito all'inizio del programma, che poi dopo il traffico si fa piuttosto intenso. Ci sono un paio di cose importanti che succederanno in questi giorni, soprattutto per quanto riguarda l'economia locale. Oggi ci sarà il convegno di Confindustria, ci sono 450 imprese che sono rappresentate, discuteranno anche con il presidente nazionale Boccia. E poi, per quanto riguarda altre vicende, diciamo più localizzate, c'è una di quelle cose di cui abbiamo discusso, dibattuto più volte, che è la creazione di isole pedonali, che molte volte viene in qualche modo vista come un ostacolo al commercio, e che invece adesso viene addirittura proposta dai commercianti di una via di Alessandria, per esempio, che è via Dante. Sappiamo che la stessa cosa è stata chiesta un po' anche in via Milano, nel senso che c'è una parte che è convinta che il passaggio delle macchine possa aiutare, come è successo in via d'Assena, che deve essere riaperta al traffico, possa aiutare il commercio locale. E c'è un'altra parte che invece dice che le automobili non aiutano. Ecco, queste sono le immagini di via Dante, registrate stamattina dal nostro operatore Loforte, e che appunto in questo periodo
ha aperto un dibattito proprio perché la metà della via viene chiusa al pomeriggio, viene chiusa nel weekend soprattutto perché ci sono spettacoli e cose di questo genere che avvengono, però fondamentalmente diciamo diventata una zona di passaggio durante il giorno, in qualche modo non facilita, come vedete, i pedoni che sono costretti in un'area molto stretta. Io non so cosa ne pensate voi, ma sicuramente questa è una cosa che viene vista in maniera diversa secondo molte volte anche dalla parte politica, che secondo me è veramente una cosa un po' difficile da riuscire a condividere. Cioè una parte della sinistra è quasi sempre per l'apertura, anzi per la chiusura, per l'isola pedonale, una parte del centrodestra invece no. Strana storia questa. Sentiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi permetto di telefonargli per dirgli, adesso sentivo sui giornali e alla televisione che arrivano questi benedetti soldi, sicuramente dirà che mettono a posto questo benedetto teatro e questa benedetta piscina. Mi domandavo anche perché non abbiamo niente, almeno avere queste piccole soddisfazioni che sono enormi e farebbero molto piacere a tutta la città. La ringrazio. Grazie, grazie a lei, grazie a lei. Beh, piccole soddisfazioni. Diciamo che con il caldo, che ringraziamo il telespettatore per la telefonata, sento ancora che è in linea, se possiamo chiudere. E dicevo, sicuramente questi due argomenti vengono in qualche modo a galla sempre nel periodo estivo, col caldo che c'è in questo periodo. Tra l'altro in questi giorni la piscina all'aperto del comunale, quella di Lungotano, è sempre stato un punto di riferimento non solo per la gioventù, voglio dire un po' per tutti, perché è un posto dove si può arrivare facilmente dalla città senza neanche utilizzare macchine, eccetera, eccetera. È un polmone verde perché ci sono molti alberi, quindi un posto dal punto di vista della salute ottimo, però non si sa bene per quale motivo da qualche anno è chiusa e non c'è nessuno che riesce a riattivarla. Tante promesse, ma non si è ancora risolto il problema. Dicono che adesso un contatto buono c'è, ma per quest'anno la piscina non ce l'avremo ancora. Il teatro comunale ce ne ricordiamo un po' più d'inverno e ci manca tantissimo. E io sono molto solidale con il telespettatore, visto che ho vissuto, diciamo, con gli spettacoli del teatro per quasi 18 anni. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, buongiorno, da dove ci chiama? Sì, buongiorno. Senta, io volevo un'informazione da lei, per cortesia. Sì. Continuano quasi giornalmente a telefonare da qualche call center, non so chi sia. Sento un po' piano. Dovrebbe parlare con una voce un po' più alta, sì, per favore, perché la sento piano. Prego, prego. Sentomi di che sta per cambiare il sistema di distribuzione e bisogna scegliere un operatore nuovo. Mi fa, dato che vogliamo tenerla con noi, le mandiamo un incaricato a casa, ma se io non scelgo niente, cosa succede? Ma questa cosa qui dell'incaricato che mandano a casa succede per molte cose. Naturalmente è una tecnica di vendita, perché quando ci si trova faccia a faccia con qualcuno con cui ci si è già impegnati, probabilmente si cede più facilmente di quanto già lo si faccia al telefono molte volte. Io non so se lei intendeva, perché purtroppo la linea è un po' disturbata, non ho capito bene quale dei servizi le hanno proposto di vendita, di cambio, voglio dire, se quello dell'energia, del gas o dei telefoni, eccetera, eccetera. Sì, guarda, infatti anch'io non è che sento molto bene. Sì, c'è questa linea telefonica che purtroppo... Loro sono dell'Enel. Dell'Enel. Che vorrebbero tenermi con loro. Mi fa, perché se non cambia, poi quando verrà di legge il cambiamento del sistema di distribuzione, allora le toccherà
chi vincerà l'appalto per Alessandria? Come dire, poi saranno cavoli tuoi. Ecco. Certo. Allora, in pratica è finito o finisce il mercato tutelato, come si dice. Si possono fare una concorrenza più spietata, non c'è più il monopolio, si possono fare queste compagnie una concorrenza più spietata. L'unica cosa che sappiamo è che è molto difficile avere un quadro preciso della situazione, sapere la differenza dei costi tra una compagnia e l'altra. La ringrazio per la telefonata, intanto lasciamo la linea libera ad altre telefonate. Dicevo, però una cosa è certa, anche per esperienza personale, oltre a quello che ci è stato lanciato, diciamo, da molte persone e ci è stato comunicato, che questi contratti che si fanno molto spesso al telefono non spiegano bene o non dicono fino in fondo come stanno le cose. Purtroppo sembra che in questo paese sia un passaggio obbligato quello di dover fare il giro delle compagnie telefoniche, delle compagnie che servono l'energia elettrica, delle compagnie che in qualche modo ci danno il gas, eccetera, eccetera. Bisogna fare quasi un'esperienza personale, con tutte le conseguenze anche negative che ci sono dopo. Io dico, non cambiate molto facilmente, non lasciatevi abbindolare, perché per esperienza personale ogni volta che si fa un contratto nuovo di questo genere senza esserne completamente informati e convinti, si finisce poi dalla padella nella brace, come suol dire, cioè si hanno altri problemi. Valutate molto molto bene. Quella dell'impiegato che arriva a casa a spiegare, secondo me, è una tecnica un po' esagerata, mi è successo un po' di volte e devo dire che quasi sempre ci si sente un po' poi obbligati o ricattati moralmente a dover accettare. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Buongiorno Luigi, Renato da Spinetta Marengo. Buongiorno Renato, lei la sento chiaro e forte. Volevo dire una cosa. Sì. L'unica attrazione della piscina quando io lavoravo alla Index l'hanno tolta e l'attrazione non c'è più, ormai non c'è più niente. Come si dice? Poi volevo dire una cosa, in che fine hanno fatto i 7 milioni che dovevano andare al comune dall'Aspal, che sono spariti, e ce ne sono spariti tanti. Poi volevo dire una cosa, sì. Cosa aspetta la PM a mettere a posto le pensiline dove manca il plastical che ci laviamo tutti d'inverno? Poi volevo dire un'altra cosa, poi la lascio. Sì. Cosa aspettano a dragare i fiumi? Aspettano che andiamo di nuovo sott'acqua? Grazie, Vinci, buon dì. Grazie, buongiorno. Allora, l'unica cosa su cui possiamo discutere è che la mancanza, diciamo, il non avere più il Teatro Comunale ad Alessandria a disposizione, o non completamente, adesso c'è agibile solo la Sala Ferrero, non avere la Sala Grande naturalmente ci tiene fuori dai giochi, per cui l'attività culturale di un certo genere, di un certo livello, ce la possiamo scordare. Voglio dire, Paolo Conte o Fiorella Mannoia, Francesco De Gregori, una volta, mi ricordo, era passato Fabrizio De André per l'apertura della tournée nazionale, addirittura ad Alessandria, il Teatro Comunale era per la metà pieno dei giornalisti principali delle testate italiane che naturalmente hanno parlato di Alessandria. Questo non succede più, perché il Teatro Comunale non è agibile e non riusciamo a trovare la forza forse per convincere imprenditori, enti, eccetera, eccetera, a investire quel poco che manca ancora per mettere le poltrone, per riattivare il teatro. Certo è che nella gestione del teatro ci sono poi le vicende legate alla gestione di tutto ciò che sono le partecipate, ciò che è pubblico e quindi, come diceva Renato, anche l'ASPAL. L'ASPAL adesso, con la fine che hanno fatto questi 7 milioni che sono spariti, 7 milioni di euro, naturalmente sta indagando il Tribunale e quello che fa ancora più scandalo, tra virgolette, è che sembra che nessuno se ne sia mai accorto. Soltanto adesso il Tribunale fallimentare, perché sono arrivati i documenti per essere analizzati, perché c'è un'istanza fallimentare, allora si sono accorti che mancavano 7 milioni di euro, cioè che ne erano usciti senza nessuna giustificazione. Stanno cercando, dobbiamo aspettare che questa indagine arrivi alla fine per sapere se ci sono dei colpevoli o se questi 7 milioni di euro sono svaniti nel nulla senza che se li sia presi nessuno.
Ci sono altre vicende che riguardano la storia delle partecipate del nostro paese, ma ne parleremo dopo. Sentiamo la tua telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Io sono un abitante di Casal Vagliano. Sì. Domenica sono andata a far visita ai miei defunti lì al Camposanto di Casal Vagliano e ho appreso con grande rammarico la trascuratezza che è tenuta in questo cimitero. Addirittura non sembra più di entrare in un cimitero, ma sembra di entrare in una giungla. Io a questo punto vorrei solo invitare, meglio pregare, le persone competenti di fare visita a questo camposanto e vedere lo stato di degrado di questo luogo. È proprio veramente una cosa vergognosa, non si è mai verificato una cosa così. La ringrazio per la segnalazione che aggiungiamo a quell'altra che ci è arrivata da Alessandria, che aggiungiamo ad altre segnalazioni che ci sono arrivate sulla vicenda dell'erba molto alta. Naturalmente, come abbiamo detto, tutto dipende dai soldi, nel senso che noi ci dobbiamo preoccupare, no? Ci dobbiamo interessare più che altro alle vicende dei bilanci comunali, non fare finta che siano soldi di altri, perché il problema nasce proprio da questo fatto, che se si spende troppo non ci sono più i soldi in cassa per fare i lavori pubblici o per fare quelle cose necessarie al mantenimento della città, che sono le strade, i marciapiedi, ma che sono anche il verde pubblico, che sono le insegne, le come si dice, la segnaletica orizzontale, la segnaletica verticale, che sono tutte quelle cose che rendono, no, la vita di un cittadino adeguata agli anni che stiamo vivendo, perché in altre città probabilmente molte cose ci sono, in altre città soprattutto all'estero, un po' meno in Italia, perché vedete che queste notizie riguardano Roma come riguardano molte altre città. L'altro ieri sono andato anche qui in provincia di Alessandria a Casale, più o meno della pulizia, del verde che non veniva mantenuto nella maniera giusta, si sono lamentati tutti. Ma tutto dipende da come vengono gestiti i soldi in cassa nel comune, cioè se vengono in effetti spesi con delle priorità importanti che vanno incontro ai cittadini o se vengono spesi per altri motivi. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Dede, sono Gianni. Gianni, sì, sì, sento Gianni. Mi senti? Sono quello che volevo parlare con l'assessore regionale e sì. Lei di Alessandria. Se non ha vergogna quando va in giro, uno. Un'altra cosa, Dede, e poi chiudo il discorso, ma le strisce pedonali sono anche ciclabili, perché ieri in Corso Teresio Borsalino andavo già piano ed è passato un extracomunitario in bicicletta come un pazzo. Se non ero pronto a frenare l'avrei investito. Ha ragione, perfettamente ragione, in effetti. Questa cosa dei controlli però sui ciclisti sta diventando veramente un problema, perché per quanto noi stimoliamo l'utilizzo delle bici, poi do solo questo dato, se non sbaglio venerdì scorso o martedì, adesso uno dei due giorni, ci sono stati due incidenti con due bici in pieno centro d'Alessandria, nonostante non avessero nessuna colpa gli automobilisti, non mi sembra. Certo, le situazioni in alcuni incroci sono piuttosto difficili, però i ciclisti ce la mettono veramente tutta per cercare di finire sotto le macchine. E quando attraversano i passaggi pedonali senza scendere dalla bici a tutta velocità, creano veramente un grosso rischio, un grosso pericolo, non solo per la loro stessa incolumità, ma anche proprio per chi, poverino, sta guidando la macchina e da quel momento in poi avrà una grana micidiale. Non so se abbiamo chiuso la telefonata, intanto aspettiamo l'altra. Grazie. Grazie Gianni, grazie per la telefonata. A proposito comunque di questo poter vivere in tranquillità in città, abbiamo molte situazioni in cui i ciclisti non si sa bene per quale spirito masochistico, non so, suicida, preferiscono prendere anche vie piuttosto strette dove passa appena appena la macchina, tra l'altro vie comunque dove la macchina
può andare anche ai 30 all'ora, non è che procede proprio a passo d'uomo. E anche 30 all'ora in città sembrano poca roba, ma sono tanto se ti trovi un ciclista che ti spunta davanti contromano in una strada stretta così. Ecco, tutto questo naturalmente mette un po' paura agli automobilisti. C'è il terrore oggi degli automobilisti ad andare in giro per la città. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? 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 Sì, buongiorno. Da dove ci chiama? Da Alessandria. Prego, dica. Pronto? Sì, sì, è in linea. Dica pure. Lei è in diretta. Buongiorno, signor Vinci. Buongiorno. Visto la varietà degli argomenti, ne porto a conoscenza uno che mi tocca da molto tempo. Sì. Prego, dica. Allora, ho accompagnato un'amica ad uno studio medico, sì, all'inizio di via Migliara, dove sono riuniti diversi dottori. Lo studio è al primo piano, c'è una scala molto annosa che non so con quale criterio sia stata addirittura rivestita di linoleum, per cui oltre all'irregolarità, perché l'alzata rispetto alla pedata sono del tutto inadeguati a chiunque, in particolare a chi frequenta studi medici che spesso sono più anziani che giovani. Sì. Al di sotto c'è una farmacia alla quale torna molto comodo che gli utenti, i clienti dei medici scendano e si riforniscono di medicinali presso la stessa. Io mi dico, è mai possibile che vengano fatte questioni per le barriere architettoniche lungo le strade, in qualsiasi esercizio, e in uno studio medico sia concessa una cosa così vergognosa? E dipendono dall'ASL, no? I medici, e l'ASL non interviene, a parte la disponibilità dei medici di andare a visitare i pazienti a domicilio, ma uno se ha un'influenza banale ha solo bisogno magari di un medicinale, però deve affrontare quello stato di cose veramente inconcepibile. Sì. Ho detto tutto. Grazie. Mi auguro che qualcuno ne prenda atto, e addirittura c'è un medico che a suo tempo è stato consigliere comunale e quindi dovrebbe anche conoscere meglio di altri le normative che conosciamo noi comuni e banali cittadini. Grazie per la segnalazione, signora. Già detto tutto lei, noi quello che possiamo dire è che su questa vicenda della sanità in genere, no, abbiamo una serie di problemi che sono di dimensioni notevoli, anche perché la sanità occupa veramente tanti soldi nel nostro paese. Mi aggiungo una cosa alla segnalazione di questa signora, perché ci è arrivata da persone che naturalmente hanno avuto bisogno di assistenza e che ci dicono che in effetti continua ad essere diciamo troppo evidente il problema della mancata organizzazione diciamo delle prenotazioni, eccetera eccetera. Io mi chiedo, l'ASL ha chiuso con parecchi milioni di euro, se non sbaglio 11 milioni di euro di rosso, e che non è stato approvato il bilancio. Questa è una cosa molto, direi quasi incredibile. Ancora ieri abbiamo visto i servizi sulla sanità, sul fatto che viene gestita in una maniera del tutto, come si può dire, poco capace, no, di prevedere il futuro, perché stiamo perdendo la forza dei medici, le forze degli infermieri stanno diventando sempre di meno, nessuno vuole più lavorare negli ospedali, e questo diventa veramente un grosso serio problema per tutti. Però volevo spiegare meglio questo concetto, ma abbiamo l'ultimo minuto, una telefonata in linea, sentiamola. Pronto? Pronto? Pronto, perché sono dietro a bisticciare, guardi, con quell'uomo che ho sposato. Allora, per sentire, siccome veloce, non prendo mai la linea, sì, mi chiamo Giancarla e vengo per fortuna. Sì. Prego. Allora, ha parlato degli ospedali,
Tortona sì. non è un'extracomunitaria, eh? Non ne parlate mai. Tortona abbiamo la piscina, abbiamo il teatro, parlano degli ospedali, c'era la signorina Chetti che ha parlato di finanziamenti enormi, acque. Non si parla mai di Tortona. No, è già venuto ospite anche il sindaco. Signora, mi fa un favore? Mi fa un favore, signora, perché io purtroppo devo passare la linea telegiornale. Ci sentiamo domani, magari all'inizio della trasmissione, se ci sono io, o se no dopodomani quando ci sarò. Perché questo argomento mi interessa molto, questo di Tortona, perché abbiamo invece ricevuto molte telefonate. La ringrazio, tra l'altro dobbiamo fare i complimenti a Tortona, perché sono anni che organizza una grande estate musicale, che organizza cose molto interessanti anche dal punto di vista teatrale, roba in cui noi invece manchiamo molto. Però adesso c'è il telegiornale. Grazie per l'attenzione, buona visione del TG, ci vediamo domani.